Eccoci qua, allora siamo tutti felici per l'Oscar ricevuto da Paolo Sorrentino per il suo film La Grande Bellezza, un Oscar al cinema italiano, e noi proprio di bellezza vogliamo parlare questa sera, vogliamo scoprire e capire che cosa il nostro cervello intenda per bellezza e che emozioni provoca su di noi la bellezza, perché esiste, pensate, proprio una branca precisa della neurologia che si chiama neuroestetica. A parlarcene Piero Barbanti, primario neurologo, istituto scientifico San Raffaele, Pisana di Roma. Allora, cosa succede nel cervello di fronte alla grande bellezza, a una grande bellezza? Il cervello si scompone molto, perché noi abbiamo delle vie preformate per la bellezza. Dicevi, parlavi proprio di neuroestetica, una branca molto italiana della ricerca sul bello e il cervello. E la peculiarità è che la bellezza attiva nel cervello le vie attive quando cerchiamo il cibo, quando vogliamo riprodurci. Quindi la bellezza è una parola chiave per la nostra sopravvivenza e per la nostra riproduzione. C'è però una cosa: la bellezza genera nel cervello un terremoto che va da dietro in avanti. Mi spiego meglio. Vedo un paesaggio bellissimo qua, ecco, sono dei bei quadri. Sì. Mi si sveglia la parte della visione, mi dice che cosa è. Poi l'impulso va in avanti, mi dice com'è, e poi si tuffa in profondità nei centri della memoria pescando vecchie cose e nei centri dell'emotività dandomi gratificazione ma anche brivido. Quindi un brivido scuotente tra quello che vedo e quello che io ricordo del mio passato. Ecco, adesso parleremo di bellezza e arte. Volevo dire una cosa a proposito dei nostri quadri, che non l'ho mai detto. Sapete che questi che ha citato Piero sono dei quadri di un grandissimo pittore italiano che si chiama Ato Sfaccincani, che io ringrazio perché ci ha concesso la possibilità di farli vedere, di appunto abbellire il nostro studio, che è uno studio non solo di una bellezza straordinaria per la sua scenografia, ma anche uno studio colto dove noi mandiamo l'arte, cosa di cui sono molto fiera. Quindi insomma, la bellezza esiste perché ci aiuta sia per la riproduzione che per la ricerca di cibo, no? Quindi certo, in qualche modo viene registrata. Ha un valore finalizzato. Però nel nostro modo di essere esiste sempre un rapporto tra bellezza e bontà, vero? Mm. Che poi non è sempre vero nella vita. Però ciò che è bello è anche buono, questo lo dicevano gli antichi, no? Sì, gli eroi sono sempre belli, lo dicevano i greci. Anche qui c'è una bizzarria, e cioè il fatto che se io vedo un qualcosa di molto bello, la parte frontale, orbito frontale del mio cervello si attiva, ma la stessa parte orbito frontale si attiva se penso, vedo, immagino, parlo con una persona di grande moralità. E se vogliamo, tendiamo a considerare belli i buoni e purtroppo a volte buoni i belli. In questo senso viene in soccorso la sapienza popolare, i proverbi, quando dicono l'apparenza inganna, cercano di garantirci contro una fisiologia che ci porta in parte a sovrapporre Kaloska e Agathos, bello e buono, ha una base neurofisiologica. Ecco, però non è sempre reale. Assolutamente. Ecco, perché ciò che è buono è sicuramente anche bello, ma ciò che è bello non è detto che sia buono. Comunque adesso è arrivato il momento invece di vedere che cosa è successo nel mondo, di sentire le anticipazioni del TG3. Grazie Riccardo Chartrou, tra poco il TG3, noi torniamo a parlare della bellezza del nostro cervello, della nostra mente, insieme a Piero Barbanti, primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Allora, quali sono gli aspetti estetici che colpiscono maggiormente il nostro cervello? Che cos'è per noi la bellezza? Sembra che il nostro cervello sia predisposto a percepire alcune forme come belle, almeno prima acchito, più di altre. Chi ce lo dice questo? Ce lo dicono una serie di studi di risonanza magnetica funzionale in cui si vede qual è l'area del cervello che in quel momento si attiva di più. Ci sono alcune immagini, ad esempio un elemento fondamentale sembra essere la simmetria. Tu quale preferisci a colpo d'occhio tra le immagini sopra e quelle sotto? Ovviamente sì, quelle di sotto. Sotto sì. sono simmetriche, poi il che non vuol dire che sono la simmetria. No, devo dirti che in realtà io ho la fila sotto della prima fila sopra. A me piace. Insomma, queste sono immagini tratte da uno studio pubblicato in cui la maggior parte dei soggetti vedeva come belle le immagini sottostanti e certo, attivava le zone del piacere. L'ordine e la simmetria ci appare. Questo è un elemento. Un secondo elemento, vediamo le prossime. Sono disturbata, mi piacevano quelle simmetriche. E qua invece vedete come sì, sopra prevalgano le linee curve, l'assenza di spigoli, sotto le linee rette e la presenza di spigoli. La bellezza ovviamente è nell'una e nell'altra, ma non ne vorranno designer e architetti.
La neurofisiologia ci dice che di primo impatto la specie umana gradisce le linee morbide, curve. Forse questo è anche un valore finalistico, meno pericolo, meno cose anguste. Ci sono ancora delle altre immagini sempre di questo studio scientifico, una preferenza per esempio per gli oggetti di destra in certo. cui sono ritratti le stesse forme ma con gli angoli smussati, e ce n'è ancora un'altra sempre dello studio. Guardate quei due divani sotto, non sono modernissimi e bellissimi, ma la maggior parte delle persone studiate attivava le aree del piacere col divano di destra. Quindi simmetria e linee morbide. Anche novità. La novità è un elemento di bellezza per il cervello. Lo sanno benissimo quelli che fanno il restyling. Un'autovettura in cui cambi la fanaleria non solo diventa bella quella, non riesci più a guardarla precedente. Quindi anche questo, lo sanno bene il mondo della comunicazione, va a pescare in un punto debole per la bellezza, ecco. intesa in senso neurologico. Quando è che la bellezza fa male? È stata descritta tanti anni fa la sindrome di Stendhal, cioè quest'idea di malessere di fronte a uno... Stendhal la raccontava in un suo viaggio in Italia, no? Certo. Dopo essere andato negli Uffizi a Firenze si sentì male per aver visto tanta bellezza, tanta arte intorno a sé, no? In realtà non era un malessere passeggero, un pianto, una commozione, ma una vera e propria reazione acuta. La Basilica di Santa Croce a Firenze. Esatto, Basilica di Santa Croce. Beh, se n'è accorta una psichiatra fiorentina, Graziella Magherini, che ha raccolto 106 casi, lei che lavora o lavorava in un ospedale in centro a Firenze, di persone che avevano attacchi di panico quando andava bene, ma più spesso manifestazioni psicotiche e quindi idee persecutorie che duravano anche del tempo. La sindrome di Stendhal è proprio questo, è l'innesco di una potentissima reazione emotiva di fronte ad un'opera d'arte. Recentemente si tende a definirla, è emersa anche la cosiddetta sindrome di Gerusalemme, perché i colleghi israeliani hanno raccolto in soli 10 anni 1200 ricoveri psichiatrici. Questo è il lavoro scientifico, il frontespizio, per persone che giungendo in un posto così bello ma anche così ricco di storia passata e recente, ricca di emotività, fa detonare la nostra Quindi emotività. Quindi la città di Gerusalemme, sì. no? Centro delle tre grandi religioni monoteiste, luogo comunque sacro, molto importante, suscita... Quella che una volta era la sindrome di Stendhal, questo mi stai dicendo, adesso viene chiamata sindrome di Gerusalemme? Quest'altra sindrome che sì. ha delle analogie con quella sì. di Firenze mescola ancora meglio di quella di Stendhal sia la bellezza che tu stai osservando e sia lo stato d'animo con cui la affronti, perché evidentemente il mondo ebraico a cui fai riferimento fa pensare dall'esodo ai problemi certo. attuali nella Palestina, ovviamente alla tragedia dell'Olocausto. Ed è anche molto interessante il meccanismo con cui avviene questa sindrome, cioè si scontrano il flusso estetico, ciò che sto vedendo, col tuo flusso emotivo, e questo bacio mortale avviene nell'insula, una zona del cervello che controlla il ritmo cardiaco e la frequenza respiratoria, e ti senti male. Ecco, perché la bellezza può essere oggetto di violenza? Sono famosi casi di persone che si sono scagliate contro delle opere d'arte. Due motivi. Il primo è qui la pietà di Michelangelo, Lazlo Toth, questo psicotico ungherese che la colpì a martellate. In questo caso la bellezza non conta, è una manifestazione non specifica, diciamo così, di una follia. Ma c'è qualcosa di diverso. Di fronte a alcune forme di arte, pensiamo proprio all'arte michelangiolesca o a quella di Caravaggio, le forme, la potenza muscolare, il dinamismo viene indossato in noi dai nostri neuroni specchio, che riflettono esattamente ciò che stiamo guardando. E questo è il motivo per cui gentili signori di una certa età sono portati a toccare l'opera d'arte contravenendo alla regola, certo. ma anche al loro stile, perché trascinati dalla potenza espressiva che in loro si riflette coi neuroni specchio. Ecco, e quindi per tornare a quando ci si sente male, che cosa avviene quando uno cade per la sindrome di Stendhal o quella di Gerusalemme? Qual è il malessere che si percepisce? Dal punto di vista fisico, il malessere non è appunto la commozione, questo è un qualcosa di molto frequente, ma è proprio il fatto che il sistema nervoso vegetativo, che è quello che frusta i nostri visceri, entra in tilt perché ha due messaggi contrastanti. Bellezza da un lato, emozione, pathos, paura dall'altro. E quindi uno si può ricoverare addirittura?
tutti i casi descritti sono casi giunti al pronto soccorso e molti casi ricoverati. Con che cosa? Con che sintomi? Delirio? Nel 66% dei casi, secondo la statistica italiana, vere e proprie psicosi, 29% aspetti ansiosi, 5% attacchi di panico. Grazie a Piero Barbanti, grazie come sempre. Grazie.